Ma chi diavolo è quell'uomo che appare nella post-credit alla fine della stagione di One Piece, nuova serie arrivata su Netflix? Ebbene, se lo stanno chiedendo un po' tutti, almeno chi non conosce la serie, l'anime o il manga, però tutti noi appassionati sappiamo bene chi è. E in ogni caso, in questo video ve ne andrò un po' a parlare, quindi se vi può interessare, continuate la visione. Io sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. Il personaggio in questione si chiama Smoker, è un vice ammiraglio della Marina, detto anche il cacciatore bianco, dato che comunque nell'anime e nel manga, diciamo, quello che succede dopo i fatti di Arlong Park, che come abbiamo visto si è conclusa la prima stagione di questa serie Netflix, vi è, diciamo, la saga della città, del paesino dove è stato ammazzato Gold Roger e quindi lì il nostro Luffy. Il nostro Monkey D. Luffy va ad incontrare questo Smoker e quindi ha una sorta di scontro con lui. Quindi probabilmente verrà adattato quella saga lì. E dato che comunque hanno adattato 5 saghe, mini saghe, 5 capitoli, non so quante altre andranno ad adattare nella stagione 2. Comunque sta facendo un gran bel successo. Hanno avuto qualche critica riguardo la recitazione, la storia, eccetera, però ragazzi. Un adattamento deve avere delle cose diverse. E in ogni caso a me è piaciuto un sacco. Ma chi è veramente Smoker? Oltre ad essere un marine tenace e sicuro di sé, dal carattere chiuso e burbero, diciamo che ha una passione per i sigari. Difatti ne fuma sempre due alla volta e ne porta anche una buona scorta nella tasca e la giacca. Non ama prendersi comunque meriti non propri, come la cattura di Crocodile, un altro grandissimo villain del nostro protagonista Monk di Luffy che andrà a scontrarsi nella battaglia di Alabasta, che comunque spero andranno ad adattare nella seconda stagione, ma non ne sono sicuro, secondo me anche nella terza. Inoltre, che altro aggiungere? Il personaggio è a conoscenza di chi è il padre di Monk di Luffy, il nostro Monk di Dragon. Altro personaggio che spero apparirà nella seconda stagione, insieme comunque a suo fratello, ovvero Ace. Che non vedo l'ora di vedere chi sono i personaggi che le andranno a interpretare. Inoltre ha anche una grande fiducia e un grande rispetto per il lavoro che fa, ovvero la Marina, e ci tiene a far rispettare la legge. Difatti non ha mezze misure con i pirati che deve cacciare, insomma, che deve fermare, anche se il nostro Rufy riesce a scamparla e lo lascia, diciamo, andare. Quindi chi lo sa, il nostro Monkey D. Luffy riesce comunque sempre a farsi amare anche dai Marine, è una cosa impressionante. Tornando un po' al discorso di prima, vi vorrei un po' parlare di tutte le occasioni che hanno portato il nostro Smoker a incontrarsi con Rufy. La prima in questione era nel paesino di Gold Roger, come ho detto prima, Rogue Town, dove in pratica è stato tutto grazie al padre di Rufy, ovvero padre Dragon, Monkey D. Dragon, e il nostro Rufy riesce a scappare. Da allora il nostro Smoker ha tentato di catturare il pirata ogni volta che se ne presentava occasione, però senza mai riuscire nel suo intento. Infatti a Rain Base ha deciso comunque di lasciarlo andare per non essere in debito con lui, dato che Rufy aveva comunque ordinato a Zoro di salvargli la vita. Invece quando ci furono i fatti di Marineford, una saga bellissima dove purtroppo il nostro Ace, per chi non lo sa non voglio spoilerare, però lo sapete tutti, lì fu salvato da Boa Hancock, un altro grandissimo personaggio che poi vi sarà presentato, che forse è uno di quelli a cui Rufy si avvicina di più a livello sensuale, diciamo. E nonostante tutti gli insuccessi, il nostro Smoker è ancora interessato a catturare il pirata, tanto da chiedere il trasferimento alla base G5 per poterlo intercettare non appena sarebbe entrato nel nuovo mondo. Ebbene, come vi ho appena detto, il nostro Smoker sarà anche un viceammiraglio che vuole far sì che venga rispettata la legge a tutti i costi, però anche per quanto riguarda onore, lealtà, rispetto, eccetera, diciamo, se te mi fai un favore, io te lo ricambio perché te lo meriti, a prescindere da chi sei. Quindi è un grandissimo personaggio e sono anche molto curioso di sapere chi lo andrà a interpretare in questa seconda stagione che 99 su 100 si farà. Io comunque vi ringrazio per aver seguito questo video, spero che sia stato interessante, che vi sia piaciuto e spero anche che vi possa interessare ancora più vedere la seconda stagione per capire un po' che tipo di personaggio è, data la descrizione che vi ho dato per quanto riguarda l'anime e il manga, che comunque io lo conosco grazie a quello. In ogni caso, seguiteci sui social, iscrivetevi al canale, cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!